Via. Facciamo la correzione sulla verifica sull'energia. Prima domanda: come è definita l'energia cinetica di un corpo? L'energia cinetica è C oppure K maiuscolo, a seconda di quale sistema preferite utilizzare, ed è il prodotto di momento per la massa di quel corpo per la sua velocità al quadrato. È una forma di energia legata al movimento, okay? E quindi qualunque corpo in moto, per il solo fatto di essere in moto, possiede quella particolare quantità di energia. Si misura in joule e ci poteva aggiungere, ok? Poi due: in quale condizione si conserva l'energia meccanica totale di un corpo? Allora, l'energia meccanica totale è qui, che è la somma dell'energia cinetica più l'energia potenziale, è costante se e solo se il lavoro delle forze non conservative è nullo. Al limite avrei potuto accettare anche se l'attrito è trascurabile, ma l'attrito non è l'unico tipo di forza non conservativa, anche se per adesso non abbiamo visto. In generale, se le forze non conservative svolgono un lavoro nullo, allora l'energia totale si conserva, oppure equivalentemente potevate dire la variazione dell'energia totale è zero. Ma è zero la variazione, non la somma. L'energia totale cinetica più potenziale è costante, quindi l'energia passa da una forma all'altra mantenendo invariato il totale se le forze non conservative eventualmente presenti svolgono un lavoro nullo o comunque trascurabile. Ok? Terza domanda: che relazione c'è tra l'energia cinetica e il lavoro? In generale abbiamo visto che qualunque sia il tipo di forza, conservativa o no non ha importanza, costante o no non ha importanza, il lavoro svolto dalla forza è uguale all'energia cinetica finale meno l'energia cinetica iniziale, cioè è la variazione di energia cinetica. Oppure energia cinetica A e punto B, energia cinetica alla fine dell'azione della forza meno quella all'inizio. Ok? Attenzione! È vero che il lavoro può essere uguale all'energia cinetica, ma solo se quella iniziale è zero. Ok? Qui uno potrebbe utilizzare questa relazione per dare anche un'interpretazione dell'energia cinetica. L'energia cinetica di un corpo è il lavoro necessario a portarlo da fermo alla velocità V alla quale si trova, perché se parte da fermo questo non c'è, quindi il lavoro e l'energia cinetica finale sono la stessa cosa, ma solo se parte da fermo. Questa formula è più generale: il lavoro è la variazione di energia cinetica, cioè se una forza agisce su un corpo, il movimento, proprio che si sposta, svolge lavoro se la sua energia cinetica cambia. Per esempio, nel moto circolare uniforme c'è la forza centripeta che agisce costantemente. Il corpo è in moto, ma la sua energia cinetica non cambia perché la velocità al quadrato rimane sempre la stessa. Infatti velocità e spostamento sono perpendicolari e il lavoro è nullo. L'energia cinetica non cambia, pur se c'è una forza che agisce, pur se c'è uno spostamento. Ma è nullo perché c'è l'angolo tra forza e spostamento è 90 gradi. Quindi per il fatto che l'energia cinetica è costante, ho incoerentemente il lavoro è zero e viceversa. Poi domanda numero 4. Com'è definita l'energia potenziale? Ora, diversamente dall'energia cinetica, che ha sempre la stessa definizione, l'energia potenziale no, dipende dalla forza.
è MGH, ma solo se la forza in questione è quella pesa. Quindi in generale, se ho una forza F conservativa, tornando come vediamo cosa significa, l'energia potenziale è definita come l'opposto del lavoro fatto dalla forza per spostare un oggetto da un punto ad un altro. Questo è meno la variazione di energia potenziale, oppure se preferite energia potenziale iniziale meno quella finale. Questa è la definizione di energia potenziale. Da qui si ricava l'MGH o qualsiasi altra cosa, posto che io sappia come calcolare il lavoro. Perché se dico MGH e basta, mi limito alla forza peso. La forza elastica come la calcolo? Se dico MGH non ho idea di come calcolare la forza elastica, l'energia della forza elastica. Qui invece il lavoro svolto dalla forza elastica per spostare la molla, il corpo peso della molla da una posizione a un'altra, è pari alla sua diminuzione di energia potenziale, da cui deducete che vale un mezzo kx alla seconda. Ok? E ovviamente esiste, è definibile solo per forze conservative, che è la domanda dopo. Perché solo per quelle il lavoro può essere spesso solo in funzione dei punti di partenza e di arrivo. Se così non fosse, non potrei scrivere questa relazione. Quinto quesito. Quando una forza è conservativa? Abbiamo visto che la forza è conservativa se quel punto A sul punto B, il lavoro della forza per spostare il corpo da A a B è indipendente dal percorso, ma dipende solo da dove stanno A e B. Quindi è una grandezza calcolata in A e la grandezza calcolata in B, che noi chiamiamo energia potenziale. Non tutte le forze hanno questa proprietà. Alcune hanno un lavoro che dipende dal percorso, come le forze d'attrito, ma in quel caso non possiamo più dire che sono conservative. Okay? Oppure, analogamente, se il lavoro fatto in un percorso chiuso è nullo. Ma attenzione al soggetto della frase, non è la forza che dipende da A e da B, è il lavoro della forza che non dipende dal percorso, non la forza. Perché la forza dipende dalla posizione. Durante il percorso la forza cambia. Ma è il lavoro della forza che non deve cambiare a seconda del percorso, allora è conservativo. Okay. Esercizio numero 6. Un'automobile sta viaggiando a una velocità di 36 km orari. Velocità iniziale 36 km orari. A 31 punto accelera e arriva alla velocità finale di 72 km orari. La massa dell'auto M è 950 kg. L'auto si è spostata di un tratto pari a 100 metri nel corso dell'accelerazione, mentre passava da V a VF. Calcolare qual è il lavoro svolto dal motore e la forza media impressa dal motore durante l'accelerazione. Forza media perché non ho idea del fatto che sia costante o no, questo non me lo dice nessuno. Ok? Assumo che la forza sia costante, quindi quello che trovo è una forza media. Il lavoro è la cosa più facile da calcolare perché è sufficiente applicare la definizione che abbiamo visto prima. Il lavoro uguale alla variazione dell'energia cinetica. È opportuno trasformare la velocità in metri al secondo se vogliamo il lavoro in joule. Basta dividere per 3,6, qui ho 10 metri al secondo e qui ho 20 metri al secondo. Questo perché? Beh, ricordiamolo, non fa mai male. Allora, un chilometro ogni ora significa 1000 metri
ogni 3600 secondi. 1000 sopra, 3600 sotto, uguale a, fatemi togliere questo, 1 fratto 3,6. Quindi 36 km orari significa 36 per 1 su 3,6 metri al secondo, cioè 10. Detto questo, calcoliamo il lavoro. Ne abbiamo il lavoro svolto dal motore, è un mezzo massa dell'auto velocità finale al quadrato meno un mezzo massa dell'auto velocità iniziale al quadrato, quindi un mezzo per 950, mi pare che fossero chilogrammi, per 20 metri al secondo al quadrato meno un mezzo 950 kg per 10 metri al secondo al quadrato. Volendo posso raccogliere un mezzo 950 kg per 400 meno 100 metri al quadrato su secondo al quadrato e otteniamo il calcolo 1.425 per 10 alla 5 joule. Lo scrivo nella foglia dopo. Ok. Qual è la forza media? Beh, se conosco lo spostamento, la forza per lo spostamento, se la forza fosse costante, quindi valore medio, mi dà il lavoro. Quindi la forza media la ottengo come il lavoro diviso spostamento. Quindi basta che faccio questo diviso 100 metri. Quindi viene 1,425 per 10 alla 3 newton. Poi cos'altro vediamo? Tutto chiaro fin qua. Numero 7. Un carrello dalla massa M di 10 kg viaggia con un'energia cinetica iniziale pari a 400 joule lungo una rotaia orizzontale priva di attrito. Questa è la velocità iniziale. Poi incontra un piano inclinato con inclinazione alta che non sappiamo quant'è. E questo è il punto A. Risale il piano inclinato fino al punto B a quota H rispetto alla quota di partenza. Qual è la quota H alla quale si ferma? In B è ferma, in B è 0. La risposta dipende da alfa. Beh, se agiscono solo forze conservative, quindi non c'è attrito né con la rotaia né con l'aria, l'energia totale si conserva. Quindi l'energia totale in A è identica all'energia totale in B, ma in B è solo potenziale perché è fermo, in A è solo cinetica perché la quota di A è 0. Quindi l'energia totale in A vale energia cinetica iniziale e in B vale mg per la quota H che devo trovare. Quindi la quota H vale l'energia cinetica iniziale diviso mg. Nei due punti l'energia è la stessa, quindi sarà 400 joule
diviso 10 kg e 9,81 metri al secondo quadrato. Quindi per la quota di arresto è energia cinetica iniziale diviso mg, cioè 400 joule diviso 10 kg e 9,81 metri al secondo quadrato, quindi circa 4 metri, se non ricordo male, 4,076. E questo non dipende da alfa. Perché? Perché l'energia totale, meccanica più cinetica più potenziale, ripeto, dipende dall'energia cinetica e dalla quota. La quota è solo misurata rispetto alla quota di partenza, non dipende dal percorso, da come arriva da A a B. Quindi non dipende dall'inclinazione. Quindi la quota a cui si ferma è sempre la stessa. Indipendentemente da alfa. Il tempo per fermarsi può dipendere da alfa, ma non la quota alla quale si ferma. Non confondete la quota rispetto ad A con il percorso che ha fatto. Inferiore è alfa, più lunga è la strada, più tempo ci mette. Però la quota di arrivo di arresto è sempre la stessa. Vediamo. C'è l'ultimo lotto, non riesco a fare un disegno decente. Dopo c'erano le montagne russe che hanno questo profilo, qui c'è il punto A, il punto B e il punto C, c'è il famoso carrellino, ok? No, c'è un carrello che inizia il percorso in un punto che si trova a 20 metri rispetto al punto di arrivo. Punto di arrivo è C, quindi questa quota H di A è 20 metri, attenzione H in C è 0, d'accordo? Trascurando l'attrito, quale sarà la velocità del treno nel punto più basso del percorso? Attenzione, il punto più basso viene indicato come rispetto ad A, a una distanza di 25 metri, quindi la quota di A meno la quota di B è 25 metri. D'accordo? Questo significa che se la quota di A è 20 metri, significa che la quota di B è meno 5 metri. Meno 25 fa meno 5, cioè B è più basso rispetto a C di 5 metri. Ok? Se fisso 0 C, questo è più basso, quindi la sua quota è negativa, sta sotto lo 0. Se prendo l'H che è positiva e sale verticalmente. Allora dovrebbe essere H di A più H. Prego? Dovrebbe essere H più H. No. La differenza delle quote è la quota di A meno quella di B, se vuoi questa distanza. Mi spiego meglio. Allora, qui hai il tuo sistema di H. Qui hai due punti, A e B. Indipendentemente da dove è lo zero, questa distanza, questo segmento è l'ordinata di A, meno quella di B, indipendentemente dove metti lo zero. Se A fosse a quota 7 e B a quota 2, come fai a sapere quant'è questa distanza? Sì. Okay. Fai la coordinata di questo meno quella di questo. Non c'è altro modo di farlo. Indipendentemente da dove è lo zero, la loro distanza non dipende da dove piazza lo zero. Guai se fosse così.
avrai un sistema, uno spazio che non è omogeneo. Saremo nei guai. Quindi la quota di B, affinché questa distanza misuri 25, se questa coordinata è 20, questa deve essere meno 5. 20 meno meno 5 fa 25. D'accordo? Domanda, qual è il punto, la velocità in B e qual è quella in C, se non ricordo male? Qual è la velocità arriva il treno alla fine del percorso? No, solo questa qui chiedeva. E questa, sì, velocità in B e in C. Allora, in A, in B e in C l'energia totale si conserva se non ci sono attriti. Ok? Il fatto che le forze non conservative, cioè in questo caso l'attrito, non fanno lavoro, implica che l'energia totale è costante. Quindi l'energia totale in A è uguale a quella in B, che è uguale a quella in C. E in generale in un punto P qualsiasi vale un metro della massa del carrello per la velocità del carrello al quadrato più mg per la quota del punto, quale che sia una importanza. D'accordo? Quindi l'energia totale nel punto A, l'energia totale nel punto A dipende dalla velocità di partenza. Se parte da fermo l'energia cinetica è zero. Nel punto A, se VA è zero, allora l'energia totale vale un meno MVA alla seconda più MGHA. Questa è zero. Ma lasciamola così perché poi l'esercizio chiede se VA fosse 5 metri al secondo, come cambierebbe la risposta? Lasciamo VA. In C, punto finale, l'energia totale in C, ho una cosa del tutto analoga, un mezzo MVC alla seconda più MGH di C. Queste due sono identiche. Questa espressione ha lo stesso valore di questa. Quindi un mezzo mvc quadro più mghc vale un mezzo mva alla seconda più mgha. Qui faccio vedere che la m posso buttarla via dappertutto perché c'è in ogni singolo termine, quindi la cancello. Se mi interessa la velocità in C, okay, porto questo termine a destra, moltiplico per 2 e semplifico per m e ho vc alla seconda che vale va alla seconda più 2 volte gha meno hc. Porto, ripeto, questo termine a seconda, a destra diventa meno mghc, divido per n e moltiplico per 2 per togliermi un mezzo. Quindi la velocità in C vale la radice quadrata di la velocità in A alla seconda più 2 volte g per la differenza delle quote. Nel caso se VA iniziale è 0, allora VC diventa 2 volte 9.81 metri al secondo quadrato per HA è 20, HC è 0, sono 20 metri. E otteniamo 19.8 metri al secondo. 81 metri. Se VA è 0.
Qual è la velocità con cui passa per B? Stesso discorso, solo che al posto di avere C, cioè la formula è identica a questa, solo che anziché avere C qui ho B. Quindi ho VB uguale, VB uguale alla radice quadrata di A alla seconda più due volte G HA meno HB. Di nuovo, se VA è 0, VB uguale radice di 2,981 metri al secondo quadrato per 25 metri. 20 meno meno 5 fa 25 e il totale è 22,14 metri al secondo. Se invece VA non è 0 ma è 5 metri al secondo, allora VC diventa sempre lì di VA alla seconda più 2G HA meno HC, questa volta sono 20,43 metri al secondo. Mentre VB, stesso discorso, HA meno HB diventano 22,7. Ovviamente se parte con velocità maggiore la velocità è più grande, però non va sommata in quadratura. Tutto qui. Invece se torniamo un attimo indietro perché è importante, con la sola importante per realtà, ma con la legge di conservazione dell'energia, siccome il profilo non è un profilo semplice, è una curva, qui la pendenza cambia in ogni istante, ok? Quindi la forza risultante lungo il percorso cambia momento per momento, una forza variabile, ok? Non posso calcolare con la sola conservazione di energia il tempo impiegato per arrivare in B e in C, che quello sì dipende dal percorso. Mi serve uno strumento che ancora non avete rispettato mai il frammento. Okay? L'energia non mi dice quanto tempo ci metto. Nella forma dell'energia il tempo non c'è. C'è velocità, c'è posizione. Ok? Domande? No. Beh, detto questo, possiamo provare.